Devo dare i numeri? Io li do davvero. Cioè, quest'anno è facile dare i numeri. Che senso devo dare i numeri? 6 stagioni. E sono anni, però. Io non voglio neanche farlo il calcolo, devo dire. Abbastanza tempo. Diciamo che sono nata qui, su Che Dio ci aiuti. Questa è la 6ª stagione che interpreto Suor Angela, per un totale di 10 anni più o meno che vesto questi panni. Casa. E questi panni sono panni che amo. Telefono. Abbiamo cambiato il convento, non è più il convento, è il convento di Assisi. È bellissima, devo ammettere che in Italia abbiamo dei posti che sono delle chicche stupende. Vedrete nuovi scenari, ma ritroverete quel calore, quelle certezze che sono portate da Suor Angela, da Suor Costanza. Ciao! E da Azzurra, che pur vestendo nuovi panni, sempre azzurra, eh? Adesso, siccome già quando mi hanno visto su Instagram l'hanno già iniziato a dire vada azzurra suora no, guardatela e poi dite azzurra suora no. No, oggi niente shopping. Non abbiate paura di una novizia. Oggi si prega. Vi assicuro che quest'anno il personaggio vi sorprenderà. Dorme sempre sogni agitati. È Suor Angela. Quest'anno abbiamo scelto di andare a indagare una parte di Suor Angela che ancora non conoscevamo. È come la borsa di Mary Poppins. Ci siamo un po' chiesti cosa ci fosse nel suo cuore ancora disconosciuto e cosa in qualche modo dovesse affrontare. Lorenzo. Io e noi faremo un viaggio attraverso il passato super misterioso di Suor Angela, che è così misterioso che neanche Suor Angela lo conosce. No, mi raccomando. No, non deve sapere. Io entro come un papà, ma non so che fine faccio. Ma davvero, eh? Ascolta, ci sentiamo dopo. Ti devo lasciare adesso, devo scappare. Altre novità, invece, sarà un grande ritorno. Jack Nicholson. Grande Torna. Ritorno di quest'anno, chi sarà? Non è Lino Guanciale, non ci sperate. Esatto. Più facile Jack Nicholson. Molto più facile Jack Nicholson. Il grande ritorno sarà Monica. Sono molto felice di ricongiungermi a Monica. Sì, è tornata Diana del Bufalo, purtroppo, quest'anno. Scherzo, Diana. Buongiorno a tutti. Oh, che entusiasmo. Cosa succede oggi? Ho deciso. Avrò un figlio! Uno dei temi scottanti di Monica quest'anno è la maternità. Lei vuole un figlio perché è quello che le può donare, secondo lei, amore incondizionato. In una connotazione molto moderna e molto, diciamo, attuale, la maternità anche di una donna che non si è sposata. Scusa, com'è possibile avere un figlio? Se non sei né fidanzata né sposata, ma scherziamo! E Monica è cambiata. È cambiata Monica, è maturata molto e forse lo sono anch'io come Diana del Bufalo.